In realtà, ho già detto quasi tutto, diciamo, ha presentato già adesso contatto. Il progetto nasce l'anno fa, appunto, da Andrea di Enzo e Solis, che ha deciso di ripercorrere il panorama dei grandi cantautori, prendendo brani noti a tutti quanti, perché parliamo di Perfect Day, Broken Cycles, insomma, tutti i brani noti, e tradurre in italiano, cercando di riportare le stesse emozioni che c'erano quei brani a cui siamo abituati, perché ascoltiamo da anni, con una declinazione diversa, sempre con la stessa voce, con quella voce eccellente, quella di Enzo Bragnanello, che comunque si può confrontare, a mio avviso, ma lo vedo anche tutti, tranquillamente, con nomi di questo calibro. C'è stata una prova aperta, una sorta di anteprima, ma era più una prova generale. La settimana scorsa ad Amalfi, ma il vero concetto di dell'anteprima sarà il chiostro di Sorrento, dove presenteranno il progetto completo, progetto che si concretizzerà in un album che dovrebbe uscire tra metà ottobre e fine ottobre. I brani, vi do un'anteprima dei brani che conterrà l'album, a parte un paio di brani che sono già stati all'epoca tradotti da Fossati, che era Orchestra Radici, Cicoquarto, Dalla Mannoia, Torno al Sud, di Astor Piazzolla, brani che con cui sono, diciamo, confrontati, Solis e Granianiello, sono, devo leggere, scusate, non li ho trovati. Sono Broken Cycles di Tom Waits, che è diventato Biciclette Rotte, To Be By Your Side di Nick Cave, che è diventato Mani Guarò, Perfect Day di Lou Reed, che è diventato Giorno Perfetto, Riders on the Storm dei Doors, che è diventata Anima in Tempesta, e altri brani che scoprirete il giorno del concerto, diciamo, chi sfortunatamente dovesse esserci quando lo potrete.